Il nostro regista Claudio Biscetti ci dice che è tutto pronto per poter partire con le immagini e con la cronaca di Gianluca Lovici e Valentino Severi per questo quarto set che riguarda l'incontro che stiamo commentando in diretta dal Palazzetto dello Sport di Rieti Palacordoni tra la formazione di casa della Fortitudo Officine 56 Rieti e la Garden House Volley La Dispoli. Una squadra che, nonostante stia soccombendo quel punteggio di 2-1, non sta affatto demeritando e per l'ennesima volta sta mostrando che il posto di classifica che attualmente occupa non lo merita affatto. No, davvero una bella partita. Lunardi ancora una volta che si gira verso il pubblico. Il set inizia come era finito quello precedente, cioè con il punto di diretta Lunardi. Lunardi non stava bene. E per fortuna e meno male, probabilmente non sta bene. Io credo che questa squadra, se dovesse registrare i reparti strutturali, anche alla luce dei due nuovi innesti in Brescia e Izzi, potrebbe davvero risalire la china. Previsione da parte del sottoscritto, la palla non passa. Sono d'accordo con te Valentino, anche perché adesso inizierà veramente un campionato nel campionato a parte, e come si è presentata Rieti, come si sta presentando Rieti, sicuramente dimostra di avere qualcosa da dire in più rispetto al girone di andata. Nel frattempo è imbattuta ancora la Gismondi, è inquadrata anche una parte di tifoserie. Allora, terzo errore di posizionamento da parte di Rieti, è la terza volta che questo accade. Regalare tre punti in questo modo non è un buon segnale, ma soprattutto anche se non si deve fare. Ecco, il terzo 3 contro 0, tra l'altra cosa, quindi disciplina dall'altra parte del campo, tattica organizzativa, da quest'altra parte anarchia per quanto riguarda questo semplice fondamentale, che poi fondamentale non ho, comunque no, è una regola. Esatto, la disposizione in campo in base alla rotazione, che diventa fondamentale appunto nell'arco di una gara, nonostante la vittoria parziale per 2-1 da parte delle ratine. Prova a passare la Bentuzzi, non vi riesce la Isolani, scusate, ma vi riesce la Izzi. Scelaizzi che realizza il proprio settimo punto personale. 2-2. 4 in attacco, 1 a muro e 2 in battuta. Ancora. E ora proprio va in battuta proprio lei. La medesima Izzi al servizio, parte da molto lontano per via del suo flot che va out lungo la corsia di destra, sì, che delimita appunto lateralmente il campo di gioco. Alti e bassi in battuta per lei, comunque complessivamente un'ottima prestazione soprattutto in difesa. Tu ci dicevi Gianluca che è impiegabile in più soluzioni tecnico-tattiche e lo sta dimostrando. Guardate che buona ricezione per una buonissima alzata a favore della Brescia, che per non chiude il colpo ancora la Virgilio spinge la Gomes e c'è il punto ancora una volta della Vidotto, la quale Vidotto credo abbia raggiunto abbondantemente la doppia cifra. Gianluca no, ancora no, siamo 9. Ad 8 punti per lei, se non vado errato, 8 punti. 8 punti per la Vidotto, che si sta avvicinando alla doppia cifra che meriterebbe dal punto di vista poi delle soluzioni offensive. De Santis si deve inerpicare per un'alzata non troppo ortodossa, la pare. Guardate in Brescia. Brescia gioca con le mani del muro e trova l'ennesimo punto per lei. Brava la Impresa, la siracusana, la ragazza direttamente venuta da Siracusa, ritornata a Rieti dopo una mancanza di 2-3 anni probabilmente, inquadrata in questo momento, che sta compiendo, si sta ergendo a protagonista insieme ad altre due sue compagne di squadra di questo incontro. La palla out, il punto è per Rieti. Qui in realtà Alice Grossi, comunque bravissima, ha cercato in lungo linea, poiché il muro era leggermente spostato verso l'interno del campo, a fare buona guardia c'era comunque la Izzi in posto 1, ma la palla è andata comunque fuori. Adesso alza la Gomez, questo attacco da parte della Vidotto prevedibilissimo, perché non avrebbe potuto fare altro. Ancora in Brescia, chiude sempre lei in Brescia per il 13° punto personale. Non so se hai notato che rincorsa
breve ma potente, uno slancio davvero importante nonostante i pochissimi metri a sua disposizione. Parlerei proprio di un metro massimo di rincorsa, il suo circolo di disposizione fisica per caricare poi un colpo importantissimo a tutto braccio, stringendo molto il colpo. La palla è out, la palla è di poco, molto poco, si sta scaldando la 40 che probabilmente verrà impiegata, non sappiamo se si sta scaldando per il freddo o per il fatto che tra poco verrà impiegata anch'ella. Comunque 5 pari Gianluca, 5 pari. Ennesima situazione di equilibrio qui al Palacordone di Rieti, più equilibrato questo Midotto. Set in prescia, appoggia la palla ben difesa da Esposito, ancora numero 8 trova questa volta la difesa non proprio ortodossa, non proprio congeniale, no, da parte della compagine agli ordini di Mister Broccoletti. Broccolets per gli amici anglofoni, per gli amici anglofoni e un po' reatini. La parata numero 11, la Gismondi, che probabilmente a fine match cercheremo di avvicinare è ancora in prescia per farci dire il motivo per il quale magari non è potuta scendere in campo, forse colpita da un'influenza, non sappiamo, ce lo faremo dire comunque a fine gara qualora fosse disposta a rilasciarci un'intervista sommaria e di breve durata ovviamente. Gomes, bellissimo questo primo tempo, bellissimo, giocato con Flaminia Sabini. Quando la ricezione funziona a meraviglia come è successo in questa circostanza, ovviamente anche la alzata a beneficio della centrale che può chiudere con una fast. Tutte le centrali a disposizione sono molto interessanti, Valentino. Davvero, davvero. Anche questa che è andata al servizio, la numero 12, davvero interessante. E Lunardi, ormai siamo ripetitivi, ma noi stiamo cercando di equidistribuire, Gianluca, sì, i meriti tra le varie giocatrici reatine, perché stanno giocando tutte bene in effetti, anche la stessa Pentuzzi, sì, che sembra apparentemente per via del dato numerico aver inciso di meno, sta giocando benissimo a mio avviso. Diciamo che i terminali offensivi reatini sono proprio Lunardi in prescia, e si vede e si sente, soprattutto la Dispoli lo sta sentendo. Qualche volta Sale Solani cambia soluzione in favore della Izio con giocate al centro, in ogni caso è proprio Rieti che sta giocando benissimo. Guardate la Izzi, guardate che cosa combina, straordinario colpo piazzato dopo aver speso molta energia nel colpo precedente, è stata l'ennesima volta a chiamare in causa e ha reagito con questo colpo di tutto rispetto, time out tecnico. 8-7 ancora per le locali, Gianluca. Passata dalla seconda alla prima linea, sta facendo comunque vedere di che stoffa è fatta, e così tutte le individualità reative. Non demerita certo la Dispoli, ma Rieti sicuramente è salita in cattedra per propri meriti e quindi sta conducendo anche questo quarto set, seppur di un punto solo a differenza dei precedenti. A differenza del precedente, perché il secondo era terminato con lo stesso punteggio in realtà. L'unico precedente di un certo scarto tra le due formazioni è proprio il primo, 17-25. E il terzo 8-2 per poi terminare. Scusate, per poi terminare comunque con un 25-20 di tutto rispetto per coloro che hanno perso. Adesso vediamo. Abbiamo inquadrato Mister Gubbiotti che sta parlando con il proprio palleggiatore. Bellissima questa immagine immortalata dal nostro regista Claudio Biscetti, che ferma proprio l'inquadratura sul Parlamento, sulla discussione che è del tutto civile, con un sorriso finale tra il first trainer, head coach, sì, detto first trainer, the first. È un'immagine che si vede spesso e volentieri. Gubbiotti, che non è un abitante di Gubbio, ma che si chiamano Eugubini, ma è proprio un nome di un ottimo tecnico della formazione di Ladispoli. Adesso c'è uno scontro tra Pentuzzi e Izzi, che denota questa voglia di prendere qualsiasi pallone. Sì, è vero. Partita molto bella comunque. Bello anche il muro di Lunardi. Di Virgilio anche, clamorosa in fase difensiva. Bravissima di Virgilio, che ha riscoperto le sue virtù dopo un periodo di forse appannamento, non lo so, non ho seguito le partite, tu Gianluca le segui più da vicino. Sì, un po' alti e bassi, comunque sta sempre abbastanza sul livello di rendimento elevato.
medio alto sicuramente stasera, sicuramente la sua migliore prestazione. Probabilmente portiamo fortuna con le nostre telecamere di Volley Life. Non lo aspettiamo, so, a dirlo. Fortuna ovviamente per ieri, un po' meno al momento per ricordiamo la Dispoli. Gianluca, che abbiamo seguito la formazione Ratina nella prima giornata di campionato, sì, e nell'ultima giornata di andata, quindi sì, non è dopo 13 partite torniamo a seguire la formazione Ratina e lo facciamo con molto piacere, questa volta a domicilio. L'altra volta l'abbiamo seguita in quel di Terni, di San Gemini, della fattispecie. Nel frattempo è arrivato il punto di Piastra, questa palla piazzata tra il posto 4 e il posto 5. Nel frattempo anche l'arbitro ha messo il giacchino, complice la temperatura davvero non confortevole. Adesso c'è un errore in ricezione da Izzo, che viene chiamata, viene convocata a sé da parte di Andrea Broccoletti e quindi viene richiamata la calma, ecco, alla calma da coach Broccoletti, perché non è successo niente in effetti. 8-10 sono errori che ci stanno, fanno parte dell'economia del gioco, economia del gioco e dell'intensità del match. Guardate Leonardi per Leonardi, la felicità del... con un colpo da centrale ancora una volta realizza l'ennesimo punto personale e il 9-10. Vedete la mutualità, la versatilità di questa giocatrice che può ricoprire più ruoli quasi contemporaneamente. Buonissima ancora una volta la Gismondi che ha toccato 4 palloni e ha segnato 4 punti. Ha segnato 4 punti. Sicuramente non è stata impiegata per ragioni di ordine fisico, sarà stata poco bene, sono convinto. Poi glielo chiederemo, Valentino. Assolutamente. Dopo 8 anni tornerò ad intervistarla Gianluca, la intervista ripetiamo a Città Ducale quando militava nelle file di Narni. Sarà una reunion. Una reunion di tipo giornalistico, sicuramente, con la Gismondi. Izzi nel frattempo, ben, guardate la Gomes, bravissima, e c'è bravissima, è bravissima. Si trova un pallone d'oro tra le mani, Valentina Vidotto, che non lo spreca nonostante il tentativo di muro individuale di Valentina De Santis. In quel pallone spingimi, schiacciami, come avrei detto il buon Malgioglio. Spremimi, che diceva Malgioglio? Non me lo ricordo e non le voglio ricordare. Non lo vuoi ricordare, assolutamente. Esatto. Clissiamo questa parentesi legata. Come ha detto Lucchetta, Spike It. Spike It. Ricordiamo il neologismo per quanto riguarda le nostre anteprime. Qual è Gianluca? Che cosa diciamo in anteprima di telecronaca da questa giornata? Aspetta, nel frattempo è entrata Giulia Fornari, che mandava dall'altra parte del pallone. In prescia non ce la fa. Niente, la Vidotto segna un altro punto. Mutuando una frase di David Bowie. Esatto, mutuando una frase di David Bowie, we can be heroes, perché proprio tutti noi, anche solo per un giorno, come stanno facendo tutte le atlete in campo, possiamo diventare eroi. Possiamo essere eroi. We can be heroes just for one day. Una stanchissima Izzi che ha dato veramente tanto. Che si ricompone il pantaloncino, lo short. È stata rilevata proprio da Giulia Fornari, ha bisogno di respirare un po'. Sì. È andata in ipo, anche perché nel frattempo la Dispoli è passata in vantaggio di 4 punti. Attenzione, 9-13. Vedi, non deve abbassare la guardia, ma non lo farà sicuramente, vediamo. Il quarto set non ha mai portato bene Fornari a Rieti, a dire il vero. Sì, statisticamente, statisticamente dice. Però c'è l'errore della Grossi. L'errore della Grossi, anche questo è una sorta di novità, in realtà rappresenta un unicum praticamente, questo errore della opposta schiacciatrice Grossi Alice, una ragazza che fino a questo momento si è comportata davvero a gonfie vele. Sì, ha impostato, potrebbe dire, di petto tutta la partita. Ha preso la Dieta Lunardi alla battuta. Eccolo qua, ancora una volta la Gismondi, quinta palla, quinto punto. Davvero entrata in partita nel modo giusto. E adesso va in battuta. È davvero inarrestabile in questo suo ingresso in campo. Battuta appoggiata, che va fuori. Out! Che va fuori. Attenzione, 11-14 tornano ad essere 3 le lunghezze che marcano la differenza tra queste due compagini all'interno di questo quarto parziale di gioco. 2-1 per la formazione Ratina. A servizio la Fornari, sempre lei. Gomes
spinge per la Bidotti, Bidotto. Ercolani che appoggia in bagher per questo attacco di Alice Grossi, difeso bene. De Santis può solamente tappeggiare, vediamo se funziona il muro, no! Funziona solamente la rete che fa da muro. Hanno provato una prima intenzione che non è andata a Lunardi. In prescia! Niente, non passa nemmeno questa palla per la Gomes che cambio lungo. Causa la Bidotto, che muro! E c'è il muro della Isolani. Isolani, sempre lei. Terzo muro vincente della Isolani, se non quarto Gianluca. È il terzo, terzo. In più un punto in battuta fanno 4 punti per lei. Vediamo inquadrare adesso, è davvero una giocatrice importante per Rieti. Sotto sagace. Più punti di vista, esatto, dal punto di vista tattico, tecnico. E qui ci ha mancato poco della serietà e della serietà assolutamente, ma questo tutte le atlete reatine che noi conosciamo per ovvi motivi, di più rispetto a quelle di Ladispoli, ma non dubitiamo che sia la stessa cosa per le ragazze laziali del litorale, che se non accusassero questi cali di tensione tecnico, tattica e mentale, probabilmente non verserebbero nella situazione di classifica nella quale versano attualmente. In prescia, murata benissimo questa volta, timbrata numero 5 da Grossi, che non fa sconti a fa sconto a nessuno, non fa sconto a alcuno. E andiamo al secondo tema tecnico del 12-16, sì. 12-16, sempre quelle 4 distanze dividono le due formazioni, 4 distanze, 4 lunghezze che hanno caratterizzato pressoché continuativamente tutto il corso di questo quarto parziale. Inquadrata adesso la panchina della formazione che viaggia, quella di Ladispoli, che probabilmente spera di riandare un'ennesima volta al quinto parziale. Gianluca, sì, che caratterizza le performance della formazione della Ladispoli. Sì, le ultime 3 gare infatti sono state terminate in maniera non positiva, perché hanno sempre perso in realtà il quinto set al tie break. E con formazioni tutto rispetto, perché proprio con la prima in classifica Volley Group Roma, con la terza in classifica Cafferciso Sabaudia e anche con Acqua e Sapone, se non ricordo male, tra le due, sì, tra le due gare che naviga in una posizione centrale di classifica, la settima posizione di classifica. Ricordiamo velocissimamente la classifica: 31 Volley Group Roma, 26 Palau, 24 Sabaudia, 24 Valdeceppi Casal de Pazzi, 22 Cave, Acqua Sapone Roma, 19 e così via andando avanti fino ad arrivare alle ultime posizioni occupate, purtroppo non le ultime, le quart'ultima, quint'ultima occupate la formazione quest'oggi in campo. Ritorniamo sul campo con la Gomes, sì, e la Gismondi che resta in panca al momento. E guardate che eccola cosa combina, prima intenzione, la specialità della casa di Sara Solani, questa prima intenzione. Prima intenzione che in una partita, se non ricordo male, ne segnò addirittura 7. Quella che abbiamo visto, Gianluca, quella. No, non è una partita durante il campionato qui in casa, non una ricordo. Di quelle che hai commentato. Forse era il caffè Circe Sabaudia, potrebbe essere stata. Guardate che cosa ha detto, ma non riesce. Adesso non ci arriva. Nonostante il tuffo per il quale si era prodigata, non riesce a tirare su questa palla perché finisce lateralmente rispetto alla linea di confine di demarcazione, sì, del campo. Siamo sul 13-17 in battuta del capitano. Due numeri che non portano Bidotto. Fortuna. Due numeri. Sì, è vero. Però vediamo a chi porta. Ad una porteranno fortuna. Chissà chi. Porta fortuna alla Dispoli. Alla Dispoli. Questo attacco errato da parte di Imprescia. Uno dei pochi errori di questo parziale. La ragazza evidentemente è stata chiamata più volte in causa. Evidentemente ha speso più delle dovuto sotto il profilo delle energie psicofisiche. Ancora inquadrata la tribuna con il nostro Sandrone Ferretti, che prende appunti per probabilmente insieme a Scarciafratte, per il suo articolo che andrà ad effettuare proprio quasi in tempo reale. Salutiamo ancora il nostro Sandro Ferretti, che non si fa sfuggire alcunché per quanto riguarda i dati statistici ma anche tecnici. Invitiamo tutti a seguire i suoi articoli sul Corriere di Rieti. Ritorniamo sul campo nel frattempo, 13-18. Ovviamente mi associo a quanto appena detto. Lo conosciamo bene, Sandro Gianluca. Non ha bisogno di presentazioni. Non ha bisogno di presentazioni, Volley Life è sempre la sua casa. La palla è out. La palla è vistosamente out, marcatamente out. Marcatamente out, ma se l'avrebbe potuto permettere in quanto le lunghezze di vantaggio della formazione ospite erano 5, ma diventano 4.
Isolani, Piastra, Gomez, questo attacco sotto rete, tira sulla palla per una buonissima alzata della Pentuzzi che chiama in causa la Lunardi, che non chiude il colpo per il libero Esposito, che chiama in causa ancora la Videdotto, che va alla, a segno ancora la Pipe, che trova le mani del muro segnatamente nella persona di Imprescia, e il punto del 19-14. È veramente incredibile questa ragazza, la Videdotto, che riesce saltando pochissimo a gestire situazioni sia di pipe che di diagonali che di parallele in maniera piuttosto agevole. È incredibile, sì. Evidentemente è dotata di una grande manualità e di un grande polso. Non va adesso bene, sì, questo va in maniera rocambolesca, ma va per la Pentuzzi. 15-19, ancora meno 4, quei 4 punti che stanno dividendo oramai da secoli in questo set la formazione reatina da quella regio corregionale del litorale. Sì, torna in campo Camilla Izzi, che leva Giulia Fernari nel frattempo, schierata subito in prima linea. La prossima estate andremo a fare visita a qualche torneo di beach volley alla Dispoli, magari, Gianluca, ci andiamo? Chi può dirlo? Ci si potrebbe anche andare, ripensando appunto a questa squadra del Garden House, la casa del giardino di La Dispoli, che sta ospitando le prestazioni, sponsorizzandole appunto, della compagine che adesso si riporta sul massimo vantaggio, più 5-20-15, massimo, uno dei massimi vantaggi, dai. Imprescia, Imprescia, seconda linea, esagera, carica tutto braccio, ma la palla va molto fuori e si sta riprospettando una situazione di avvio verso l'ennesimo quinto set per quanto concerne la formazione ospite, che consecutivamente, come ci ricordava in precedenza il nostro Gianluca Ludovici, sarebbe la quarta volta consecutiva che giunge a questo tipo di epilogo. Sì. 21-15, massimo vantaggio, più 6. Inquadrata la panchina piuttosto rilassata, ovviamente, della compagine in maglia bianca della Garden House La Dispoli, con la Gomes che incoraggia le proprie compagne di squadra con grande volumetria di voce. Al servizio proprio la compagine giunta qui al Palacordoni per cercare di portare qualcosa a casa, e forse ci riuscirà. Izzi che riceve, poi sicurezza, attacca Esposito, ancora la numero 8, sempre ottimo bagger difensivo della Di Virgilio. Virgilio straordinario per l'attacco della Izzi, però tocca l'asticella. Peccato, si è sfortunata in questa circostanza, un po' sfortunata la Izzi nelle ultime evoluzioni offensive, purtroppo per lei, per la Fortitudo Città di Rieti, per il pubblico che sta assiepando oramai in maniera piuttosto incoraggiante la formazione e il Pazio dello Sport di Piazzale Leoni. Out della no, la palla Grossi. Dentro la palla dentro. È dentro, sì, avevo visto out coperto probabilmente dal tavolino che mi precede alla mia sinistra, e anche dall'uomo della protezione civile, e anche l'uomo della protezione, no, giallo vestito. Questa volta non voglio imputare responsabilità a questo povero uomo, ma al tavolinetto che mi sopravanza dal punto di vista della posizione. E c'è un errore in battuta, Gianluca, della Grossi. 17-23, la Grossi che si sta macchiando di una serie di errori dopo una partenza mostruosa per la quale poteva essere addebitata come giocatrice valutabile come la migliore. Sì, non è escluso tra le altre, che non è escluso, bisogna vedere, sicuramente in Lizza. Bisogna vedere però la conduzione dell'ultimo parziale di gioco, sì, che farà la differenza per l'ottenimento formale. Ormai siamo avviati per il tie break, siamo sul 16-24. 8 set point consecutivi per una dormiente ragazza. No, bambina. Questa è inquadrata, è proprio la numero 7, se vediamo, Laura Sabatini, che ha avuto quel problema fisico. E chiude 25-16 con un ace. Gianluca, questo parziale, la compagine, La Dispolenze, niente da dire su questo parziale. 16-25. Non diciamo nulla perché si è commentato da solo, in quanto ci sono state delle vistose amnesie da parte della formazione latina e adesso, più da parte della, sì, formazione, e la Dispolenze. E adesso inizierà una partita nella partita, come sempre accade, al tie break. E soprattutto alla Dispoli. A tra pochi minuti per l'epilogo del match.